Bentornati dopo tanto tempo ad una nuova puntata di Cucina con un Signo 91. Purtroppo per motivi di influenza non sono riuscito a fare dei nuovi video, quindi rieccoci qui dopo tanto tempo. Per questa puntata ho deciso di fare un contorno, ovvero la parmigiana di patate, una ricetta molto sfiziosa e originale. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e passiamo immediatamente alla presentazione degli ingredienti. Sigla. Per la nostra ricetta gli ingredienti sono i seguenti: 1 kg di patate tagliate a medaglioni di questo spessore, vedete? 300 g di fior di latte tagliato a cubetti, 150 g di prosciutto cotto tagliato a fette, mezzo litro di besciamella, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, al quale io ho deciso di aggiungere un cucchiaio abbondante di zenzero in alternativa al pepe, e sale quanto basta. Per cominciare versiamo uno strato iniziale di besciamella sul fondo della nostra teglia. Abbiamo disposto il nostro strato iniziale di besciamella. Adesso è il turno delle patate. Ed ora giusto un po' di sale sopra le patate. Ora è il turno del prosciutto. Lo prendiamo. Adesso è il turno del fior di latte. È arrivato dunque il momento del nostro parmigiano. Okay. Concludiamo il primo strato con un'aggiunta ulteriore di besciamella. Detto questo, ripetete tutte le tappe dall'aggiunta delle patate in poi fin tanto che non si esauriranno gli ingredienti. La nostra parmigiana, come potete vedere, è pronta. Adesso, per facilitare la cottura, coprirò il tutto con dell'alluminio. In questo modo. E detto questo, inforniamo a 180 gradi per un'ora. E impostiamo anche il timer. Signori, siamo arrivati agli sgoccioli. È il momento di tirare la nostra parmigiana pulita al forno. Ha davvero un buon profumo. Adesso la dobbiamo far rassodare per almeno un quarto d'ora, che altrimenti se la tagliamo adesso si frantuma, quindi si deve rassodare per bene almeno un quarto d'ora, se non di più, direi.
Ed ora è arrivato il momento di impiattare la nostra parmigiana. L'odore ha saturato l'intera cucina. Il profumo piuttosto. Siamo arrivati dunque al momento finale, quello proprio vero, quello dell'assaggio. Si scioglie in bocca, ottimo. La scelta dello zenzero al posto del pepe è stata davvero un'ottima idea. Bene signori, con questo direi che posso concludere. Come sempre fatemi sapere le vostre opinioni tramite commenti, messaggi o video di risposta. Noi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi, se vi sembra buono, mangiatelo!